Oggi ci troviamo nella bellissima Norvegia. In un nuovo video andiamo a vedere quali sono le tips per usare al meglio il treppiede, capire meglio che cos'è un treppiede e alcuni consigli per comprarlo secondo le vostre esigenze. In commercio sicuramente esistono diverse tipologie di treppiede. I materiali più diffusi sono, diciamo, l'alluminio e la fibra di carbonio. Hanno diverse caratteristiche. L'alluminio sicuramente ha un costo inferiore, però è leggermente più pesante, mentre la fibra di carbonio invece, proprio per le sue caratteristiche di robustezza, stabilità e al tempo stesso leggerezza, fa lievitare enormemente i costi. Quindi, prima di tutto, capire quanto budget avete a disposizione per comprare il vostro treppiede. L'importante comunque è che ci sia un certo connubio tra leggerezza e stabilità nel caso in cui voleste comprare un treppiede per escursioni. I più diffusi sono quelli a 3 sezioni o a 4 sezioni. Quelle a 3 sezioni sono leggermente più ingombranti, ma al tempo stesso offrono una maggiore stabilità. 4 sezioni sono relativamente più costosi perché si racchiudono in meno spazio, sono più compatti e quindi più facilmente trasportabili. D'altro canto, però, perderemo un qualcosina in stabilità, quindi c'è anche da valutare le vostre esigenze in termini di stabilità e portabilità. Prima cosa che faremo è aprirlo. Come aprirlo? Le ultime gambe che apriremo saranno quelle più piccole perché offrono meno stabilità. Come posizionare il treppiede? Beh, il consiglio è quello di posizionare il treppiede con una gamba di fronte e le restanti due gambe invece dietro. Questo permette di mantenere una certa stabilità al treppiede. Inoltre, questo consiglio vale anche nel caso in cui il treppiede fosse posizionato, per esempio, su una collina, quindi in salita, una gamba avanti e due dietro, per evitare appunto che possa cadere qualcosa. Molte teste a sfera hanno a disposizione una livella. Questa livella permette di capire se la nostra fotocamera è livellata, posizionata quindi con un certo senso sul terreno. Questo ci permette sostanzialmente di capire se il nostro treppiede è in una posizione stabile oppure potrebbe essere sbilanciato da una parte o dall'altra. Con un treppiede riuscirete ad abbassare l'ISO perché sostanzialmente allungherete, avete la possibilità di allungare i tempi di esposizione senza preoccuparvi perché la fotocamera è ferma. Quindi se volete fare foto paesaggistiche potete a parità di diaframma utilizzare meno ISO. Questo si traduce in un minor rumore all'interno della foto e una maggior gamma dinamica. Altra tip fondamentale per migliorare la nitidezza con il treppiede: utilizzare il cavo di scatto remoto oppure utilizzare un timer dai 2 ai 10 secondi. In questo modo la foto non risentirà delle vibrazioni provocate dalla nostra mano. Bloccare lo specchio. Nel momento in cui sostanzialmente si scatta, lo specchio non farà la sua corsa, cioè non si chiuderà, ma resterà aperto. In questo modo non ci saranno più vibrazioni durante lo scatto. Un altro consiglio che vi diamo è quello di rimuovere, se potete, la tracolla, perché in caso di vento può succedere appunto che la tracolla possa muovere in qualche modo provocando delle vibrazioni la reflex. Normalmente i treppiedi hanno anche un gancetto, questo in questo caso non ce l'abbiamo, ma hanno un gancetto al di sotto della colonna centrale per poterci attaccare a un peso. Quindi potete per esempio utilizzare il vostro zaino, che tipicamente lasciate per terra, potete appenderlo in caso di forte vento per migliorare ulteriormente la stabilità dando più peso al treppiede. Cercare di usare il meno possibile la colonna centrale. La colonna centrale, potete vedere, è anche rimovibile volendo, comunque si può alzare. Il problema è che è l'ultima opzione da utilizzare perché dà forte instabilità al treppiede. Inoltre, in quanto è una sezione che si muove perpendicolarmente, quindi anche in caso di leggero vento il nostro centro di gravità del treppiede sarà ulteriormente spostato verso l'alto e quindi ci saranno molte più vibrazioni. Dobbiamo ricordarci assolutamente di 1. Togliere la stabilizzazione e 2. Preferibilmente utilizzare una messa a fuoco manuale nel caso in cui dovessimo fare della paesaggistica. La stabilizzazione in pratica avrà l'effetto contrario, cioè muoverà un frame che invece è fermo, quindi il risultato finale sarà una foto mossa.